Ciao, Mimos! Benvenuti di nuovo nel canale Kanko Kanai, cari amici miei. Grazie di essere di nuovo qua. Sono sempre il vostro amico Songyun del Viccio, maestro di Kanko Kanai, che è anche Okuden di Daito Ryu, sesto Dan di Aikido, eccetera, eccetera. Oggi è importante capire che sono coreano. Perché alcuni pensano che sia giapponese. Mi fa onore, perché a me piace molto il Giappone, mi piace molto le persone, però sono più orgoglioso di essere quello che sono, un coreano che è vissuto tra l'Italia, Giappone e Corea, ok? Perché oggi è importante definire il coreano? Perché oggi parleremo di attualità, perché è successo qualche giorno fa, il 29, io sto registrando il video il 2 di novembre, quindi è successo il 29 di ottobre, di quell'incidente dove sono morte molte persone in Corea. Ok, questa è una cosa di cui volevo parlarvi, non dell'incidente in sé per sé, che potete trovare informazioni su internet, bensì di come fare, cosa fare quando ci si ritrova in quelle situazioni, perché da coreano ho vissuto anch'io situazioni simili, perciò ne parliamo tra qualche secondo. Però prima di tutto mettete il like sotto al video e iscrivetevi al canale per chi non l'avesse fatto, perché ovviamente il vostro aiuto e il sostegno mi permette di andare avanti, è molto molto importante. Stiamo raggiungendo i 10.000 amici iscritti, è importante raggiungerli perché è la meta che mi sono prefissato. E poi per chi volesse ulteriormente aiutare può farlo abbonandosi, che non costa nulla, costa quanto un caffè. Ogni caffè che mi offrite è un grande sostegno al canale per poter proseguire a fare video. Perciò grazie a chi si è abbonato, agli amici che si sono abbonati, grazie. Allora, il 29, per farla breve, è successo che per le festività di Halloween, che in Corea è molto sentito, ricordiamoci, alcune persone definiscono la Corea come il 51esimo stato americano. Per due ricordi, l'America sono 50 stati, ok? Non sono 51, sono 50. Però effettivamente i coreani, per quanto assimilano dagli Stati Uniti, nel bene e nel male, sembrerebbe veramente che stiamo parlando del 51esimo stato, perché il governo coreano tendenzialmente è sempre a favore degli americani. Una cosa è perché hanno la gratitudine verso gli americani che li hanno salvati dalla conquista della Corea del Nord comunista. Dall'altra è perché sempre per la via della Corea del Nord, la Corea del Sud vuole sempre un alleato potente che sono gli Stati Uniti. Quindi in generale c'è questa situazione un po' così o come direbbero i saldi un po' ecce. Quindi assimilano tutte le cose, le informazioni, le cose della vita riguardanti gli americani, abitudini. Al punto tale che molti coreani hanno l'Apple. Io stesso, vabbè, io amo l'Apple perché è l'Apple, lavoro sempre con l'Apple, ok? Però bisogna ammettere che in Corea molte persone hanno possibilità di ottenere prodotti Samsung, o Samsung come lo chiamate voi, più velocemente di qui in Italia, hanno più possibilità perché ci sono più negozi, perché è coreana, per chi non lo sapesse, non è giapponese, è coreana, la Samsung è coreana. Quindi tornando a noi, c'è questa cosa, quindi ovviamente la festività di Halloween è stata sentita molto, soprattutto, casus belli, è stata sentita perché dopo tutti questi anni di blocchi la Corea è stata fermamente bloccata, forse non quanto l'Italia, però fermamente bloccata in questi 2-3 anni, al punto tale che quando hanno avuto finalmente l'occasione di festeggiare sono andati in massa, i giovani di tre all'incirca nella media dei 20 anni sono andati in massa a festeggiare in queste strade, che è una zona di Seoul è una città gigantesca, una megalopoli, ragazzi, praticamente sarebbero all'incirca, se non voglio esagerare, però Seoul e provincia sono all'incirca 10, tra i 7 e 10 volte Roma. E Roma è già grande in confronto a molte città d'Italia, eh? Quindi è gigantesca. In un quartiere che sarà pressappoco grande quanto la Cagliari dove abito, in una strada principale che è Itaewon, di cui hanno fatto anche un famoso telefilm che io non ho visto, però esiste. Itaewon si sono raggruppati perché Itaewon è cambiata moltissimo in confronto a quando ero bambino io. Quando ero bambino io, Itaewon era la strada del tarocco, cioè nel senso trovavi i Rolex tarocchi, trovavi le scarpe tarocche, perché la Corea ha iniziato così, come d'altronde oggigiorno esistono molti negozi tarocchi in Cina, in Turchia, eccetera eccetera. In Corea era iniziata così, perché ovviamente molte industrie erano aperte in Corea. Nel momento in cui le industrie si spostano in Cina, la Corea poi cambia tipologia di mentalità e il tarocco viene a estinguersi. Itaewon come strada, quartiere, era un quartiere dedicato al divertimento, soprattutto per gli americani che hanno una base militare nelle vicinanze.
Quindi in generale era una strada, era una zona non totalmente, tra virgolette, per bene. Però negli ultimi, l'ultimo decennio si è trasformato moltissimo, al punto tale che ci sono molti ristoranti di elite, la strada è stata modificata, è una zona dove i giovani possono ascoltare la musica, possono ballare, divertirsi. Una zona molto particolare che non è più una zona gestita da eventualmente gang. Bensì è una zona gestita da, è una zona dove ci sta la movida, ok? Come potrebbe essere la movida di molte città dove viviamo. Piena di gente. Quindi ovviamente si sono ammassati al punto tale che ho visto delle foto in cui il ponte che fa congiungere la zona di Teon, perché Seoul è divisa da un grande fiume che è il fiume Han, un grandissimo fiume, che sembra veramente, a volte mi è sembrato sempre un mare perché non si vede l'altra sponda alcune volte. Per quanto è ampio. Comunque sia, Itaewon viene aggiunta attraverso un ponte, perché viene in una zona, perciò dalle altre zone per raggiungere Itaewon si deve raggiungere il ponte, e il ponte era stracolmo di gente. Qual è il problema? Che Itaewon è formata anche da strade che salgono e scendono, quindi ci stanno stradine che salgono e scendono, e lì è stato il caos. Sembrerebbe dalle ultime notizie che alcuni giovani, ubriachi ovviamente, nel loro divertirsi, perché tutti i locali si divertivano, nel loro ubriaco si sono spinti uno con l'altro, hanno cominciato a cadere, soprattutto le ragazze che avevano le scarpe con i tacchi, eccetera, eccetera, cadendo uno con l'altro, si sono aggrovigliati e nell'aggroviglio vi è stato l'incidente. 153 morti, almeno dalle ultime notizie, e tanti, tanti feriti. Questo, cosa è successo? È successo che effettivamente vi era talmente tanta gente che, secondo alcune testimonianze, le persone fluttuavano. Cioè, io ero, magari se fossi stato là, fluttuavo perché ero talmente attaccato dagli altri che la massa si muove e flutto. Cosa assurda è che durante le cose che non è stato tradotto, i poliziotti, quelli del pronto soccorso e i vigili del fuoco cercavano di staccare le persone che si erano praticamente aggrovigliate le mani come se fosse una leva e non riuscivano a togliere un braccio dall'altro perché ovviamente si erano talmente c'è stata talmente di quella confusione che nello schiacciamento sono rimasti aggrovigliati. Allora, questo è un evento che è successo. Allora, io non sono il primo, non sono, sono totalmente contrario a quelle persone che dicono ah, non ci andare per evitare. Ovvio, la logica vuole, io evito. E non ci vado, cioè così che non ho l'incidente. Ci sono persone comunque sia che non mangiano per non andare in bagno, per farvi un esempio, non bisogna neanche esagerare. Io sono contrario a quelle persone che dicono non vestiti da ragazzo, mettiti la gonna così che non ti stuprano, cioè ma stiamo scherzando, non esiste questa cosa. Quindi tornando a noi, tutti devono fare quello che desiderano fare, però bisogna avere anche un po' di intelligenza nel farlo. In questo contesto, io sono il primo che dice. Bisogna stare molto attenti a quello che sta succedendo. Se c'è troppa massa, cercare di far passare la massa, perché ovviamente l'incidente può nascere. Quando vedi questa cosa, gli imbecilli ci sono sempre. Gli imbecilli ci sono sempre. Quante volte abbiamo incontrato imbecilli nei centri commerciali quando c'è molta, durante le festività che fanno caos? È normale, ci sono, fa parte purtroppo della loro, tra virgolette, gioventù. Ma anche del loro modo di porsi nella vita, l'imbecille ci sarà sempre, come in Italia cosa diciamo, la madre dell'imbecille è sempre incinta. Purtroppo, non per questo bisogna isolarsi a casa, perché cosa fate? Non si vive per poter evitare di morire, non è questa la logica. Però bisogna avere l'intelligenza di non intrufolarsi in mezzo alla massa di gente, ovvio. Se fossi andato a Itaewon per festeggiare l'Halloween con i miei amici, eccetera, eccetera, vedo la massa, non è che mi fiondo dentro la massa. Cerco di muovermi nella maniera più veloce e spedita possibile, eventualmente evitando di rimanere intasato in mezzo a questa popolazione, alla cosa. Soprattutto evito quelle strade in pendenza o strade dove ci può essere l'incidente. Cerco sempre di scegliere le strade più grandi perché ovviamente quando c'è il caos nelle strade più grandi si può espandere ai lati, ad esempio per strada o all'interno dei negozi e si può. Quando c'è invece una pendenza, ovviamente cosa fa? Uno cade sopra l'altro e lì purtroppo l'incidente arriva. Purtroppo qui su questo caso come marzialista
come Budoka, non posso darvi dei consigli, perché il consiglio di evitare per non morire è sciocco. Ovvio, è un consiglio intelligente. Io a quasi 50 anni ho imparato a mie spese che se posso evitare e la sera starmene tranquillo a casa, a leggermi un libro, a guardarmi la televisione con Suzy Sensei, a stare con Suzy Sensei, preferisco questo piuttosto che andare a rischiare in discoteca, per farvi un esempio. A farmi il sangue amaro, oppure a procurarmi l'incidente, o procurarmi certe situazioni XYZ. Questo è normale, perché alla mia età raggiungo un certo livello di saggezza. Però nel contempo io dico, non si può dire al giovane non fare, perché non si può fare questo, perché il giovane deve fare esperienza. Questo è il video di oggi, non era l'evento, è quello di dare l'idea di non essere dei caproni vecchi che dicono non fare questo, non fare quello. Però bisogna dare l'input, bisogna a noi stessi, a chi è più giovane di noi, l'input da essere intelligenti. Io, per esempio, questo discorso l'ho fatto ai miei allievi, più giovani. Siate intelligenti, state attenti. L'attenzione non vuol dire evitare, l'attenzione vuol dire essere intelligenti e capire la situazione di quello che sta succedendo, non essere totalmente ubriachi al punto tale da non capire più nulla di quello che ti capita addosso. Capite? È molto importante, e ripeto, anche facendo, questo è un discorso che si fa spesso, anche guidando lentamente la macchina e nella maniera più con cautela possibile, se l'altro è un imbecille che è ubriaco a mille e ti viene addosso, purtroppo cioè, l'incidente capita. Purtroppo è così, la vita purtroppo è gestita dagli eventi brutti degli altri che ci vengono addosso. L'unico metodo non è evitare, bensì essere ancora più attenti. E questo è l'input che voglio darvi in questo video. Essere sempre più attenti, fare molta più attenzione, che non vuol dire evitare, perché purtroppo alcune cose non si possono evitare, ma fare molta, molta attenzione. Molta, molta attenzione, che non deve andare però alla paranoia. Attenzione, ok? Grazie di essere stati qua, spero che il messaggio del video sia comprensibile. Mettete like sul video, iscrivetevi al canale. E mio è quello di Suzy Sensei, la miscellanea di Savitri. E grazie a chiunque si abbonerà. Grazie ancora, ci vediamo nel prossimo video. Domani cosa sta?